La Spyderco, un modello di costruzione cinese, anche se è originale, che è il Residence. La costruzione in Cina di Spyderco prevede solo tre modelli, di cui questo qui è il più grande. Devo dire che anche se la costruzione è cinese, il coltello è anche più economico degli altri fratelli, devo dire che è ben realizzato e vanta delle specifiche abbastanza buone. Intanto la manicatura è in G10 nero. Abbiamo un foro nel fondo per l'acciolo. La clip, come vedete, è reversibile e ambidestra, che già questa è una cosa in più. Il coltello, come al solito, è apribile ad una mano, la forma è anche abbastanza gradevole. Abbiamo una zigrinatura nella parte posteriore della lama che ci permette l'appoggio del pollice per fare una forza maggiore. Il sistema di sicurezza è l'inner lock. Come vedete, blocca completamente al centro della lama. L'apertura e chiusura sono abbastanza fluidi, non ci sono scatti intermedi. Il coltello è abbastanza grande, la lama è da 4 pollici, quindi più o meno come un'endura, leggermente più grande di un'endura. Lo spessore è circa 3 mm, ma per le dimensioni del coltello e per la forma va abbastanza bene. Di pro posso dire in più che ha dei liner in acciaio sotto le guancette, che ne aumentano la resistenza. Il coltello, come vedete, è tutto a vista, quindi se si sporca può essere benissimo lavato sotto l'acqua, tranquillamente. Inoltre, come dicevo, la manicatura grande permette vari tipi di impugnature, migliorandone l'utilizzo e la presa. Dal lato abbiamo il marchio di Spyderco e il tipo di acciaio sul collo della lama, 8 CR13 molibdeno vanadio e la scritta Spyderco. Dall'altro lato invece abbiamo soltanto la scritta di dove è stato costruito, China. Come dicevo, comunque è un ottimo modello, indipendentemente da dove è stato costruito. Inoltre, ha delle caratteristiche di modelli più blasonati e un costo un terzo di quelli. Spyderco Residence.